Inizia oggi, martedì 11 ottobre, al Palazzo degli Affari di Firenze l'edizione 2022 del Buy Food Toscana. Buyers provenienti da tutto il mondo e per la prima volta anche appartenenti alla grande distribuzione incontrano il meglio della produzione agroalimentare della Toscana. Prodotti DOP e IGP che negli ultimi 7 anni hanno incrementato di oltre il 45% la produzione, un valore 3 volte superiore a quello nazionale. Le imprese della Toscana, oltre 73, hanno così l'opportunità di conoscere papabili nuovi investitori oppure consolidare le proprie esportazioni in un settore che, anche tenendo conto della crisi e della congiuntura economica negativa e degli eventi legati alla siccità appena trascorsa nell'ultima estate, dimostra ancora numeri importanti. Sì, nonostante un periodo molto critico, il caro energia, la siccità della scorsa estate, questo nonostante tutto si dimostra un evento in crescita. Quest'anno sono oltre 73 i produttori che espongono, lo scorso anno erano 60, aumentano i buyers internazionali che vengono da 22 paesi del mondo e al centro ci sono i grandi prodotti tipici della Toscana, DOP, IGP e PAT. 290 sono i prodotti in presentazione con calendari di incontro già programmato. Questo è il grande valore aggiunto dell'evento. I nostri produttori hanno già il calendario profilato e programmato degli incontri che vanno con i buyers per ottimizzare tempi e risultati. Devo anche dire che questi grandi prodotti, come dico spesso, ambasciatori straordinari di Toscana nel mondo, sono apprezzatissimi. Lo scorso anno 1 miliardo e 750 milioni di euro di export, più 17 rispetto all'anno precedente. Questa è una vetrina dove si riesce veramente a valorizzare verso l'estero questo giacimento importante di grandi produzioni. Voglio anche ricordare che i buyers sono estremamente qualificati, sono stati scelti a seguito di un percorso di profilatura, provengono dalla grande distribuzione organizzata a livello mondiale e dai grandi canali distributivi, quindi una fiera dove l'imprenditore sa di incontrare il top distributivo del mondo intero. Sì, questo è molto importante perché le nostre aziende, i nostri produttori hanno dimostrato nuovamente un grande interesse per Buy Food, per la formula soprattutto, una formula pagante che appunto crea una profilazione precedente e quindi un calendario di incontri che dà più garanzie sul risultato finale. Quest'anno abbiamo voluto cambiare di 70% nuove aziende, questo per dare sempre un'idea di novità. Questo crediamo sia importante e fondamentale. La formula funziona. A 6 mesi dall'edizione precedente 2021 abbiamo constatato che il 77% di incontri che erano stati fatti, che sono proseguiti, hanno dato un risultato di 53% di contratti e questo spiega perché Buy Food crea interesse per le nostre aziende. Sicuramente può dare la possibilità anche a prodotti di grande qualità, ma magari di nicchia, non prodotti conosciutissimi, di farsi invece conoscere e apprezzare su mercati internazionali. Noi abbiamo intercettato per il Buy Food oltre 50 buyers che vengono da 22 paesi diversi, quindi da nazioni anche diciamo non comunissime nel panorama complessivo del mercato italiano, e speriamo che tutto questo possa consentirci di promuovere anche prodotti meno conosciuti, meno famosi e prodotti che noi abbiamo di grande qualità. Penso per esempio all'olio, che ho visto stamani ha una produzione e un'offerta davvero di grande qualità, di grande livello, di promuoversi su mercati che magari non conoscono benissimo ancora i nostri prodotti toscani. Quindi penso che sia un momento davvero importante per mettere in contatto oltre 70 aziende del nostro territorio. Abbiamo aumentato anche la previsione iniziale delle aziende che dovevano partecipare al Buy Food per metterli in contatto con più di 50 buyers che hanno già preso l'appuntamento, e quindi tutto si sta svolgendo con il massimo ordine, con tutto il tempo per poter conoscersi, per poter costruire quindi un contatto, un link vero, e quindi credo che questo possa aiutarci ad incrementare quel
quella percentuale che lei adesso ha raccontato di export e di crescita di un mercato davvero molto importante, che gioca certamente più sulla qualità che sulla quantità. Forse proprio per questo i prodotti toscani hanno bisogno di tempo e di approfondimento, perché non sono prodotti sono tutti prodotti che hanno bisogno di essere conosciuti e approfonditi. Ogni prodotto si porta dietro dei valori, una tradizione, una storia, un legame con il territorio particolare, e quindi credo che una manifestazione come questa possa essere davvero utile per far crescere il nostro export, la conoscenza e la promozione dei nostri prodotti. La conoscenza serve anche ad evitare di dare un giudizio superficiale rispetto a un prodotto, e quindi di essere preda per un buyer, di essere preda delle contraffazioni. Questo è un tema naturalmente a carattere nazionale, non un tema che riguarda solo la regione toscana, e quindi il governo sicuramente si sta muovendo, si è mosso in passato, adesso vedremo cosa farà il nuovo governo, proprio per evitare questa la contraffazione di prodotti che hanno una grande, un grande richiamo all'estero. Quello che si chiama l'Italian Sounding viene spesso utilizzato per vendere prodotti che hanno un richiamo al nome, ai prodotti italiani in generale, ma poi in realtà sono distanti dal punto di vista della qualità e della provenienza.